Eccoci qui, ragazzi, un po' cantato, però allora, ok, vedo che mi dà dei capricci sulla risoluzione video, non capisco perché dice che non è supportata. Adesso io non so voi che cosa riuscite a vedere come risoluzione. Era il mio primo esperimento di streaming in 4K. Risoluzione video corrente non è supportata. Vabbè, ditemi voi se si vede bene. Hai Gregor. Ditemi voi se si vede in 4K, 2K. È importante che sia seguibile, altrimenti fermo e parto con risoluzione più bassa. Allora, adesso intanto metto la visuale dove si vede un po' tutto. C'è già la piattaforma pronta con la scheda video. Poi facciamo l'unboxing. La denudiamo, diciamo, vediamo un po' come è fatta, però prima di denudarla volevo fare un po' di carrellata con le vecchie schede. Ieri mi sono messo in garage un po' a pulire, ho ritrovato anche una 80 Ti e ho detto perché non facciamo una cosa carina, ripartiamo dalla schedina vecchia e ce le ricordiamo tutte. Intanto, se volete, io sono anche su Discord, così magari è più piacevole seguire la live e anche per me è più facile rispondere alle vostre domande o altro. Non solo è bella, ma è gigantesca. Allora, adesso io ho occupato quell'angolo in modo da fare anche un po' di scaccettata. Questa qua è la 30, questa qua nera è la 3090. Come potete vedere, è decisamente più grande. Spostiamo un po' qui la camera. Ah, è tutto improvvisato, eh. Io sono da solo, non sono un professionista, quindi mi diletto con telecamera, schede, cacciaviti, faccio tutto da solo. Ah, sembra tipo una caverna. I have two microphone. It's an experiment. È un esperimento con due microfoni. Adesso mi avvicino molto al microfono primario. Se la cosa è molto fastidiosa, ditemelo, perché ci metto pochi secondi, metto singolo microfono e parlo col singolo microfono. Non voglio che assistete a una live dove siete infastiditi da microfoni, voce o cose un po' strane. Vi chiedo per cortesia se c'è qualcuno che è disponibile, magari mi entra anche su Discord, così mi do una mano con problemi audio e quant'altro. Voglio delle cuffie accese, ogni tanto vanno in stand by, si spengono e non me ne accorgo. Ciao Francesco, ciao a tutti ragazzi. Oggi mi sono messo giornata di cose fiche, invece è giornata con di cose strane. Il 4K Google mi dice che non sta andando. L'audio mi dice che non funziona bene. Vediamo, al limite prendo, declasso tutto e faccio la classica in 2K. Attendo vostre informazioni e in chat e in Discord, se volete. Anzi, facciamo così, vi linko anche il canale Discord su YouTube. A parte che lo vedete nella mia descrizione, però magari mi viene più facile. Eccolo qua. Dovreste raggiungermi da qua. Perché se l'audio è penoso, lo cambiamo al volo, eh. Ci mancherebbe solo che dovete seguirvi una live dove non si capisce niente. Anzi, adesso mi collego io, provo a guardare da solo. Sì, ho visto che da ritorno, vabbè, comunque un 2K sta facendo lo streaming, vabbè, mi va bene anche il 2K, addirittura ho esagerato. Allora, abbiate pazienza un secondo che... Guardate, facciamo così, mettiamo il microfonino qui. Ecco qua, abbiamo sicuramente risolto i problemi dell'audio, anzi addirittura forse
devo abbassarlo un pelo. Ecco qua, così dovrebbe andare benissimo. Beh, penso che con l'audio ci siamo. Ho eliminato il mio microfono da postazione, tanto mi servirà visto che mi alzerò per andare sull'altra postazione per muovere poi le cose, forse è più comodo così. Meglio ora, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, stavo dicendo, non so se voi siete incuriositi di vedere la 3080 Ti, sicuramente denudata, sì, le prestazioni ormai... Ciao a tutti, ciao nuovi arrivati. Le prestazioni ormai le conosciamo tutti, ci sono praticamente ovunque, schemi, grafici, tabelle gaming, FPS. Gli FPS sono praticamente, io ho giocato 10 minuti con Cyberpunk, sono comparabili alla 3090, un pelo meno, ma proprio un'inezia, proprio niente. Per cui alla fine la cosa importante forse per queste schede è che il costo sia decisamente inferiore, che siano reperibili. Chi vuole fare un upgrade è tranquillissimo di farlo. 3080 Ti e 3090 siamo lì, sono molto 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 simili. Quindi stavo dicendo, prima di smontarle e vedere un po' come è fatta sotto, poi dopo diamo magari un due run a qualche bench, una qualcosa, volevo farvi vedere un po' le piccoline, le più vecchie, le schedine più vecchie di Galax. Per cui adesso andiamo a spostarci sulla postazione, quindi lasciamo queste due. Io partirei, allora, purtroppo nella mia collezione, diciamo, non sono riuscito a trovare, non ho, perché io conosco Galax, praticamente le Nevo 80 Ti, non ho le serie un po' più vecchiotte. Non ho tipo la 780 Ti, la 980 liscia, non ho queste serie. Anzi, se qualcuno di voi le ha, sa dove trovarle, me le linka, probabilmente le compro perché mi piacerebbe avere proprio, diciamo, una sorta di collezione. Per cui, allora, spostiamo queste due che poi vediamo dopo con calma, più che altro questa qua. Anzi, questa qua possiamo fare proprio così, magari la mettiamo qua in piedi. Facciamo in modo che si veda, no, non si vede, si vede, non si vede. Vabbè, allarghiamo un po' l'inquadratura magari. Esatto, io partirei con una schedina un po' particolare, che è questa qua, bellissima, potentissima, 8 milioni di FPS. Questa qua è una bellissima GT710, che è particolare proprio per la forma, no? Se voi vedete, sia che da un lato che dall'altro, comunque più o meno, si può paragonare a un pesce con le lische, infatti viene chiamata fish. Questa qua è la famosa fish che noi la usiamo in overclock perché non ha alimentazione, la butti su e è riconosciuta da qualunque sistema operativo, è comodissima. Vabbè, Windows XP no, però non ci sono problemi, è molto semplice, comoda, e la metti lì e va, anche in 4x funziona. Ovviamente non serve per può anche fare qualche giochino, ci gira qualche giochino, però è una cosa carina che utilizziamo noi. È molto bella l'idea ed è pesantissima, questo dissipatore è massiccio. È veramente massiccio. Poi vedete anche l'occhiettino che deve prendere la G di Galax. Però vabbè, questa qua era più per farci una risata. Io me ne sono portate qua una bella scatolotta piena e le smontiamo. Allora, sono tutte schede comunque denudate, perché evidentemente ho ricevuto il sample per fare i test. Adesso una a una ce le vediamo e così possiamo fare anche un po' di paragone, vedendo, diciamo, un po' l'evoluzione da una scheda all'altra. Allora, questa è la mia prima scheda, diciamo, che ho avuto da Galax. Vediamo se qualcuno indovina il volo. Non l'ho scritto, sì, non c'è scritto da nessuna parte. Vediamo se indovinate. Vediamo, vediamo, non vedo nessuno che si butta. C'è qualcuno su Discord? Di sotto volete sempre venire su Discord, oggi che mi ci sono collegato non venite. O sulle cuffie che ho un milione... Nel tuo PC è impianto a liquido o custom? Dopo te lo faccio vedere, guarda Diego. Comunque io ho fatto un custom, impianto liquido custom.
Non ho un impianto immenso, adesso ho appena cambiato il radiatore, mi sono fatto prestare da Tradeco perché prima di fare l'acquisto volevo provarlo, un 360 PE delle K che ho sostituito a un mio vecchio 60 perché ho preferito fare un panino, quindi ho fatto 6 ventole, io come ventole preferisco delle Nottua perché spingono. Alta pressione, spingono bene aria, pochi fronzoli, non ci sono LED, non c'è niente, però ho preferito un 30 mm con 6 ventole. E mi trovo molto bene perché adesso è diventato molto silenzioso e ho aumentato anche il flusso completamente nel case. Poi vi faccio vedere, ho un 800D modificato, leggermente modificato per aumentare i flussi di aria, perché se no non mi piaceva, cioè poca aria dentro. Comunque vedo che nessuno indovina, questa qua è una 980 Ti. Come vediamo, queste qua sono super zavorrate dal punto di vista dell'alimentazione. Da questa parte, vedete che c'è una catena. Adesso non mi ricordo neanche più che è un po' di anni. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 fasi, tra cui gestione memoria e ovviamente tre connettori da 8 e qua c'erano scritte le frequenze di quando facevo overclock con queste schede. Ne avevo due, VGA1, VGA2. La 1 purtroppo si è rotta, cioè mi è ritornata con il die disintegrato. Quindi vabbè, mettiamola via. Poi, ovviamente, dopo di questa, nelle competizioni. C'è stato il mio primo appuntamento, diciamo, nelle condizioni di Galax ed era con questa schedina qua, la 1060, che è una schedina a livello di clock generosissima, fa frequenze veramente folli. Come potete vedere, per essere una 1060 comunque ha un discreto impianto di alimentazione, il die è veramente microscopico, ovviamente. Qua non vi chiedo di cosa si tratta perché ovviamente è scritto 1060, quindi non avrebbe tanto senso. Intanto faccio vedere, ne approfitto, guarda Diego, tanto non mi costa niente un attimo, poi torniamo sul coso. Allora Diego, questo qua è il mio PC. Ovviamente il case è un vecchissimo 800D, ho modificato questa parte, ho messo una ventola da 14, qua devo anche trovare il modo di fissarlo per lasciare un qualcosa di graficamente decente, perché non mi piace che è un po' penzolone. Io qua ho l'Aqua Boost, l'Aqua Aero 6, ripeto, qua ho un ventolone da 14, ho cambiato qua le ventole, ne ho messo una sotto e una in mezzo per buttare dentro aria, poi ho maggiorato la ventola posteriore. Sempre con una, sono quelle grigettine, sono quelle che hanno una grande pressione statica della Noctua. Quindi ho migliorato il flusso in questo senso e migliorato il flusso dall'altro. E l'impianto a liquido è questo qua ed è solo per la CPU. Io adesso ho un 12 core, un 11920, che mettiamo così e vi inquadro. Ecco qua. Sopra, come dicevo, il triplo radiatore delle K e via. Torniamo a questo. Quindi, dicevo, prima competizione, 1060, carina, primo pannellino LCD dietro con la scrittina 1060, bla bla bla, era molto carina questa qua. Questa qua era, saliva tantissimo in overclock, oltretutto, facevano 2005, 2006, facile, 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 facile. Se non mi ricordo male, forse i primi 3 GHz li abbiamo toccati con queste schede qua. Poi, dopo di questo, non sono riuscito ad avere la 1080, però, allora, vediamo un po' se riesco a beccare la 1080 Ti, perché ce l'avevo. Eccola qua. 1080 Ti, che come PCB resta molto simile a quello della 980, veramente molto molto simile.
cambia il pulsantino che adesso è un po' più carino, sull'altra serie era quel pulsantone nero che era veramente inguardabile, secondo me col pulsantone praticamente si forzano le ventole al 100%, se tu sei una sessione gaming, qualcosa, senza voler aprire software o altro, vedi che è caldo, boom, schiacci e le ventole ti vanno al massimo. Sempre 3x8, ops, messo a fuoco, eccolo qua, 3x8, abbiamo tutti i jumperini per evitare di fare short su questi tre, quindi jumper, jumper, jumper. Questo sarebbe ovviamente in overclock. Parte alimentazione, blocco RAM e il DIE che incomincia a crescere. In 1080 Ti abbiamo un DIE decisamente più grosso. Eccolo qua. Poi ovviamente, come sapete tutti, passata questa, abbiamo la 2080 Ti, dove il DIE è decisamente più grosso. E qua abbiamo le prime schede, cioè le schede che tornano a fare, oltre ad essere estremamente performanti, abbiamo di nuovo frequenze elevatissime. Questo qua mi ha 2750 MHz, qualcuno riesce a sfiorare 2009, comunque frequenze veramente alte. Abbiamo sempre la solita logica degli switch per evitare di fare modifiche, quindi short sui componenti. Tutta la parte di alimentazione comunque rivista, ottima, ma comunque rivista, viene distribuita sui due lati della GPU, diciamo. E questo qua, la prima CPU, diciamo, con sensor core della serie Nvidia, ed è enorme, decisamente enorme rispetto alle altre. Bene. Adesso arriviamo anche alla 3080, ragazzi, non preoccupatevi. Sì, Diego, è veramente immenso, veramente immenso. Non che quello delle schede nuove sia inferiore. Questa qui, allora, la scheda adesso voi la vedrete un pochino più zozza, perché l'ho usata in overclock fino a poco tempo fa e non ho ancora avuto modo di pulirla per benino. Ieri gli ho dato un po' di pulizia al DIE. Ovviamente, come vedete, c'è su tutto il grasso che usiamo noi, vaselina, grasso siliconico, altro. Abbiamo memoria su entrambe le facciate, perché abbiamo 24 GB di memoria, 4, 8, 11, 12 e 12 dall'altra parte. Il DIE è molto simile a quello della 2080. E il PCB, aspettate che lo riprendiamo l'altra. Così le potete anche vedere vicino. Vediamo che come dimensioni di DIE la 2080 probabilmente era addirittura più grande, immensa, quindi hanno sicuramente ottimizzato. Quello che noi qua abbiamo è un aumento incredibile delle fasi sulla nuova scheda, che è veramente mostruosa. Questa qua è la 3090, 3090. Questa è la 2080 Ti. The best. Questa qua è l'ultima e la più potente di tutta la serie. 3090, ripeto, questa qua in piedi. Questa qua. Poi vedete completamente ridisegnata tutta la parte, diciamo, elettronica sull'alimentazione. Fasi ne abbiamo a tonnellate, non per niente infatti è una scheda che tra virgolette a default sta attorno ai 400 watt, viaggia oltre i 400 watt, basta fare un piccolissimo overclock che si sforano i 400 watt proprio per secondi. Di questa non ho la versione, diciamo, con la placca e tutto, il pulsantino è cambiato, c'è un piccolo LED in punta, l'hanno fatto un po' più bellino in questo modo. Adesso ho tutte le mani conciate perché quella è completamente svaselinata. Adesso passiamo invece a questa qua nuova. Quindi questa qua la spostiamo. Questa qua magari la teniamo di lato, perché poi... Aspettate un secondo perché mi sono conciato, perché ormai è sporchissima la scheda. Eccomi qua. Mettiamo di lato. E passiamo a questa qua. Allora, bello zoomone, come vedete è un po' particolare tutta la parte dello chassis, hanno fatto un po' tipo diamantato, no? Hanno fatto tutte queste punte, questi spigoli, non è disegnato ma è proprio in basso rilievo, proprio rialzato, se vedete bene.
Vabbè, qua c'è su anche la pellicola, dunque tutto un basso rilievo, la parte posteriore del backplate di metallo, la scheda è piuttosto pesante, io l'ho misurata non con una bilancia precisissima, comunque siamo su 1,6 kg, 1,7 kg. La parte superiore anche lei ha questa linea molto particolare diamantata, qua infatti vi ho messo una luce, vedete un po' i riflessi, no? Si capisce benissimo, è proprio tipo un diamante, sebbene sia di plastica è molto 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 ma molto massiccia. Vi chiedo una curiosità, io sto guardando la live, ma va a scatti? Anche voi vedete a scatti? Abbiamo visto che la latenza è abbastanza ridotta, vediamo. Perché se va a scatti io diminuisco tutto.